Buonasera ragazzi e benvenuti alla nuova puntata della carrellata della Serie A dove il calcio viene riassunto a fine giornata. E allora siamo pronti come al solito per riassumere questa 20ª giornata di Serie A, andando come al solito a riassumere tutti i risultati di questa 20ª giornata. Cominciamo adesso partendo dal primo fino all'ultimo. Dunque, comunque, per quanto riguarda il risultato di Bologna-Spezia, come possiamo notare, il Bologna, Bologna-Spezia 2-0 per il Bologna. Lecce-Salernitana 2-1 per la Salernitana. Empoli-Torino 2-2. Cremonese-Inter 2-1 per l'Inter. Atalanta-Sampdoria 2-0 per l'Atalanta. Milan-Sassuolo 5-2 per il Sassuolo. Juve-Monza 2-0 per il Monza. Lazio-Fiorentina 1-1. Napoli-Roma 2-1 per il Napoli. E poi Udinese-Verona, quella che è appena terminata adesso, è finita 1-1. Quindi ragazzi, questi sono i risultati di questa 20ª giornata di Serie A e questi erano i risultati che vi ho appena detto, che sono giocati sia nel weekend e l'ultima. Per finire appunto la 20ª giornata c'era Udinese-Verona che è finita 1-1. Comunque ragazzi, questi sono i risultati che vi ho appena detto. E quindi come sempre lasciate mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, mettete la campanella. Qua spesso è tutto e noi ci vediamo al prossimo video con un'altra puntata della carrellata della Serie A. Ciao alla prossima!